si chiama Dee-Ann Kentish Rogers, che è una bella persona, donna femmina di 25 anni d'età, e la sua storia è stata riportata nella BBC. È originaria dell'isola di Anguilla, territorio della corona, e ha passato gran parte del suo tempo nel mondo dello sport, in particolare di heptathlon. La Spagna, pensate che ha rotto un tabù, infatti la Gran Bretagna per la prima volta in 67 anni di storia torna a rappresentare il paese al prossimo concorso di bellezza una ragazza di colore, una bellezza che può essere caratterizzata o meglio etichettata come bellezza di tipo caraibico. Questa persona che sa davvero emozionare, questa persona che sa davvero affascinare nonostante il tempo che passa, grazie in primis al suo fascino, alla sua sensualità marcata e al suo modo di essere donna, o meglio trans, a 360 gradi. È la prima Miss Universo di colore di tutta la Gran Bretagna. Beh, complimenti a costei, Dee-Ann Kentish Rogers, perdonate la scorrettissima pronuncia del nome e del cognome di questa venere moderna. Iscrivetevi, commentate, un salutone e al prossimo video.